palazzina borghese come una riduzione in miniatura della facciata di un grande edificio rinascimentale che chiude una piazza. Bisogna avvicinarsi così, passare attraverso la piazza e vedere la facciata che non può avere nessun altro sfondo se non il cielo. La villa fu costruita molto rapidamente, dal 1612 al 1613, sul progetto del valente architetto olandese Giovanni van Santen, italianizzato in Vasanzio, l'edificio era già pressoché compiuto. È una villa tipica in un certo senso, ha due torri con portico, un grande salone d'ingresso, è il tipo della villa suburbana che aveva già avuto nel Cinquecento dei modelli notevoli come la Villa Farnesina, la Villa Medici. Un luogo per la cultura, un luogo per essere destinato a museo. L'accesso al portico avveniva in antico con una scala a due rampe. Poi, alla fine del Settecento, questa scala fu smontata e sostituita da una impropria. Ma l'abbiamo potuta ricostruire esattamente come era, perché nell'archivio segreto vaticano esistono ancora i documenti degli scalpellini precisi. Questo è l'ingresso della galleria, ingresso magnifico, monumentale. Tant'è vero che chi entra qui dentro può avere l'impressione che la galleria borghese sia tutta un susseguirsi di saloni maestosi, grandissimi. Invece non è così. Solo questa sala è strutturata in questo modo, perché fu ristrutturata alla fine del Settecento da Marcantonio IV Borghese, il discendente del cardinale Scipione, che aveva fatto costruire la villa un secolo prima. Tutto il resto è di misure ben diverse, molto più a misura d'uomo. Questo invece è uno spazio del solenne trionfo, della grandezza, dell'apoteosi. E il senso dell'apoteosi è accentuato dal grandissimo affresco sulla volta che copre completamente il visitatore, pieno, gremito di figure, di episodi. Significa molto semplicemente il trionfo dell'antica Roma, della grandezza di Roma, del dominio dell'impero romano sul tempo stesso. Il trionfo imperituro, naturalmente una mera illusione. Ecco Furio Camillo, nella battaglia contro i Galli e Brenno a terra, da lui vinto, l'origine della grandezza di Roma, o perlomeno era questa la versione più attendibile. L'autore è Mariano Rossi, un pittore della fine del Settecento, all'epoca gloriosissimo e sicuro che la sua opera avrebbe sfidato i secoli. In verità invece accadde il contrario, perché la rivoluzione francese, che arrivò appena 10 anni dopo la conclusione di quest'opera, cancellò il ricordo di lavori di questo genere, anche se sopravvive e assai bene, in perfetto stato di conservazione. È pieno di allegorie, una soprattutto, la verità nuda con il sole in mano, scoperta dal tempo, nell'attesa appunto di un trionfo che non verrà mai. La sala comunque tutta piena di magnificenza e un profluvio di opere d'arte. Molte sono le statue antiche, anche ampiamente restaurate nel 600 e nel 700. Tra tutte, Augusto, il primo imperatore, nelle vesti di sacerdote, di pacificatore della società, un concetto a cui tutta la villa si ispira. Thank you.
Tra le cose più significative ci sono i mosaici che provengono dalla villa di Torrenova, una proprietà della famiglia Borghese vicino a Roma. Furono staccati da lì e trasferiti nell'Ottocento nel Salone. Un documento straordinario. Sono del IV secolo d.C. e raccontano le storie dei gladiatori, le battaglie tra di loro e con le belve. E si leggono chiarissimamente i loro nomi, grandi sportivi del tempo, figure sicuramente celebri, consacrate qui nelle loro imprese e nella loro morte. Una testimonianza agghiacciante in qualche modo, è molto suggestiva. Ma il pezzo più straordinario è Marco Curzio, il grande eroe romano. Questa statua ha una storia particolare. Il cardinale Borghese aveva un frammento di un cavallo antico del I secolo d.C., privo delle gambe e della testa, e affidò questo frammento a Pietro Bernini, il padre di Gian Lorenzo, grande scultore e restauratore. E Pietro Bernini lo completò, fece la statua dell'eroe romano e completò il cavallo. E oggi nessuno sarebbe in grado di distinguere le parti antiche da quelle moderne. Un vero miracolo dell'arte. Questa è una sala un po' particolare, è la sala degli enigmi, degli inganni, delle prove, cioè delle prove in questo senso, che chi entra qua dentro e guarda intorno a sé ha l'occasione di mettersi alla prova, lui, cioè di mettere alla prova la sua capacità di capire sul serio che cosa sta vedendo, perché lo sta vedendo e che senso ha. Perché questo? Questa sala fu tutta strutturata nel Settecento e tutta con un concetto molto preciso, combinare cose che tra loro non c'entrano molto, ma che invece apparentemente c'entrano perfettamente. Chi entra vede un profluvio di statue, erme, busti, bassorilievi, oggetti molto particolari, che sulle prime non si capisce bene cosa siano, però l'impressione è che qui c'è il trionfo dell'antichità classica. Invece non è così, anzi è vero proprio il contrario. Le cose che sembrano antiche non sono per niente antiche e le cose antiche sono sistemate in un modo tale che sembrano moderne. Così chi entra qua dentro naturalmente non fa poi un'analisi così profonda perché deve guardare la statua di Paolina Borghese, la sorella di Napoleone Bonaparte, la moglie di Camillo Borghese che Canova ha rappresentato nelle vesti, benché sia nuda, di Venere, all'inizio dell'Ottocento, realizzando una delle statue più celebri di questo mondo. Bellissima, indubbiamente, anche se, proprio per guardarla, molti spettatori non si accorgono che dietro di lei c'è uno dei più grandi capolavori della scultura di quei tempi, l'Erma di Bacco, di Luigi Valadier, che qualche anno prima della Paolina Borghese realizzò questo miracolo di bravura artistica, un'opera mista di bronzo, di marmi preziosissimi, un'opera magica che sembra contemplare la Paolina Borghese, mentre ben pochi la contemplano. Un vero peccato, direi. La bellezza di Paolina sembra più adatta alle ore della sera. Questa pelle così delicata della Venere vincitrice, che ha trionfato sulle altre dee e guarda un po' malinconicamente il senso della sua vittoria. Bellissima, indubbiamente, ma anche un po' lontana, remota dalla vita vera, come in attesa di qualcosa che deve venire. Forse appunto di un'ora dei misteri.
Il Davide del Bernini è prima di tutto il suo autoritratto. Lo è in senso letterale, è la sua faccia da ragazzo. Questa è un'opera che lui ha finito nel 1624, era giovanissimo. E poi anche il suo autoritratto ideale, concettuale, perché vuole significare la grande sfida, così come accadde per il personaggio biblico, che Bernini fa a tutto il mondo. Rappresenta Davide nel momento in cui sta per scagliare la pietra contro il gigante Golia. Contratto, orgoglioso, coraggioso, tutte doti che Bernini aveva sul serio. Naturalmente la statua è già un capolavoro di virtuosismo, con la corda raffinatissima, tesa, la pietra, la mano bellissima che stringe. Ogni minimo dettaglio è eccelso. Ha sfruttato bene la sua arte. Rappresenta la torsione della figura un po' instabile, come se cadesse, ed effettivamente è stato constatato, quando siamo andati a restaurarla, che l'appoggio è veramente come un po' precario. Poggia sulla corazza, seguendo il racconto biblico, perché la storia dice che Davide era un giovinetto, gracile, piccolo. E allora uno dei soldati, tutti coperti da grandi corazze, gli presta la sua, in modo che si possa proteggere. Il ragazzo la va a indossare, ma si accorge che è troppo grande per lui. Allora la abbandona a terra. Così il maestro ha seguito perfettamente il testo sacro, trasformandolo in un atto di virtuosismo, in una suprema sfida alle leggi stesse della stabilità. E lo avrebbe poi fatto sempre, nel corso di tutta la sua carriera. Questa sala ha una caratteristica curiosa. Sopra le porte sono dipinte delle arpie, che sembrano reggere dei busti antichi. E sono molto raffinate, molto argute. E tutta la decorazione è improntata a questa idea dell'arguzia, dello spirito. È veramente un po' particolare. Il pittore che rappresenta la caduta di Fetonte nella volta è Francesco Caccianiga, un maestro estroso che merita di essere ricordato. Ed estrosi e garbati sono i giochi dei puttini dipinti intorno da Gioacchino Agricola, un altro maestro di quei tempi. La vera gloria di questa sala è in alcune sculture antiche, particolarmente nel grande sarcofago tagliato e diviso in due parti sulle due pareti opposte della sala, con le storie di Ercole, le fatiche di Ercole, le sue battaglie. Sono sarcofagi prodotti nell'Asia Minore, intorno al secondo secolo d.C., tipici nella loro scansione con le colonnine e il personaggio inquadrato all'interno. Questa sala sarebbe piaciuta moltissimo a un ideale spettatore del Settecento, cioè dell'epoca in cui la sala stessa fu arredata, perché riflette perfettamente un'idea tipica di quell'epoca, e cioè il Grand Tour, la visita che l'intellettuale europeo doveva fare a Roma, soprattutto, per conoscere sul posto l'antichità classica e nello stesso tempo vederla ambientata nell'epoca moderna, la sua. Con
considerato che le statue in linea di massima stanno ferme, è stata ambizione di tutti i grandi scultori quella di trovare il movimento, di farlo sentire. E questo ha fatto Bernini e direi ci è riuscito molto bene. L'argomento è preso dalla mitologia greca. Apollo insegue la ninfa Dafne e la vuole fare sua, ma non può. E allora quando sta per averla, la insegue e la tocca, la ninfa prega di non essere posseduta dal dio e allora viene pietosamente trasformata in una pianta, la pianta dell'alloro. Questa è la favola mitologica. Bernini ne ha fatto una specie di simbolo di quello che era lui stesso e, diciamo così, della giovinezza. Bisogna considerare che questo capolavoro è stato fatto da lui che aveva 24-25 anni. La ninfa sembra librarsi nell'aria, ha questo senso della leggerezza sovrana che regna su questo gruppo di statue. Un'opera un po' audace in casa di un cardinale. E infatti Maffeo Barberini, grande amico di Scipione Borghese, cardinale anche lui, umanista, scrisse dei versi scolpiti sulla base della statua che dicono che l'Apollo e Dafne è un'allegoria di coloro i quali inseguono le forme della bellezza, ma si ritrovano le mani piene di foglie, di bacche amare. Nella stessa sala c'è un altro Apollo e Dafne, ma diversissimo, di uno dei più grandi pittori del Cinquecento italiano, Dosso Dossi, ferrarese, quadro del 1520 circa. È tutto un altro concetto. Apollo, il dio della luce, è lontanissimo dalla piccolissima Dafne e ha lo sguardo ispirato dell'artista in preda, appunto, al sogno della poesia e della musica. Un quadro umanistico nel profondo del suo contenuto, così come umanistico è l'altro grande quadro di Dosso Dossi, detto la Maga Circe o Melissa. Non si sa bene l'interpretazione, è la storia di una maga che trasforma gli uomini in animali. Un quadro esoterico, molto affascinante e molto segreto. Sembra guardare verso l'alto la maga e guarda la volta dove c'è dipinto lo stesso soggetto, Apollo e Dafne, da un pittore del Settecento, l'Angeletti. E così noi vediamo il gruppo scultoreo al centro della sala, come non era in origine, perché Bernini lo fece collocare in verità contro una parete, così che chi entrava vedeva prima l'Apollo di spalle e poi Dafne di fronte. Questa è la sala degli imperatori. Oggi è un luogo difficile, perché è una specie di enciclopedia, l'enciclopedia dell'antichità classica. Uno che entra qui dentro può farsi una cultura in proposito. Personaggi della mitologia, personaggi della storia antica sono radunati qui dentro come in una grande assemblea. Qui si veniva per conversare, per parlare di cose antiche, per parlare di cose di cultura e per rivivere, letteralmente rivivere, l'esperienza del passato. Nel Settecento,
quando questa sala fu concepita, allestita dal grandissimo architetto Antonio Asprucci, che era l'architetto prediletto di Marcantonio Borghese. Quando fu creata c'era questo culto incredibile, straordinario dei materiali. E qui si possono vedere i grandi marmi dell'antichità, i simboli del potere, il porfido, il serpentino, il marmo nero, il giallo antico. Questa sala è letteralmente contesta di queste cose. E che cosa è in definitiva? È detta degli imperatori perché ci sono i busti dei 12 Cesari. Poi ci sono grandi altorilievi in stucco che raccontano le storie degli dei dell'Olimpo e poi una grande decorazione sul soffitto con la storia di Galatea e Polifemo, uno dei miti più celebrati dell'Eros antico. Al centro della galleria c'è il gruppo di Plutone e Proserpina. Un'opera degna di grande ammirazione per la sapienza tecnica, per la forza espressiva, per la pelle della scultura, quella pelle mirabile, morbida e potente nello stesso tempo. Che meglio si può apprezzare con una luce non troppo forte? Girandole intorno, c'è una miriade di punti di vista, cambia continuamente, come se non fosse un'opera sola, ma un insieme di straordinaria suggestione. Cerbero, il cane delle tre teste, sembra dare la direzione dello spazio, sembra suggerire il modo di guardare questa statua. E intorno, nello stesso salone, statue mirabili dell'antichità classica, alcune autentiche, come l'Artemide Borghese, un originale greco del IV secolo avanti Cristo, una delle gemme più preziose di questa collezione, che riporta davvero verso il mondo solenne dell'antico, del magico e del sogno. Ermafrodito di Scipione Borghese non è più nella Galleria Borghese. Fu venduto nel 1807 da Camillo Borghese a Napoleone, insieme con altre 153 statue, 160 busti, 170 bassorilievi, 30 colonne e vari vasi che oggi costituiscono il fondo borghese del Museo del Louvre. Questo ermafrodito fu ritrovato in verità alla fine del Settecento e restaurato da Vincenzo Pacetti, un grandissimo scultore e restauratore prediletto della famiglia Borghese.
segue il modello del restauro fatto da Bernini per il Cardinal Borghese sull'altro ermafrodito, quello oggi al Louvre. Modello affascinante, che deriva da un originale greco del II secolo. Nella statua, la natura, mezza maschile, mezza femminile, si nota appena, e così è raccontata la vicenda nelle delicate pitture che ornano la volta, opera della fine del Settecento, di un buon pittore, Nicola Bombicini, che tratta l'argomento in modo garbato, come nella scena centrale, in cui si vede la ninfa Salmace che si avvicina a Ermafrodito. Intorno delle piccole pitture e degli stucchi di quello stesso Vincenzo Pacetti che restaurò la statua. E a fare la guardia all'ermafrodito delle belle teste antiche, come questa della Magna Grecia del IV secolo. Ecco un bellissimo esempio di una grande opera d'arte di cui si ignora quasi tutto. Questo vassoio con i putti dormienti si sa bene che fu eseguito all'inizio del Seicento, però non se ne conosce l'autore. Un'opera molto significativa della cultura all'antica di quei tempi mirabili. E tuttavia nessuno studioso è stato in grado di capire chi veramente abbia scolpito questo oggetto splendido. Questo è il primo gruppo scultoreo che il giovanissimo Gian Lorenzo Bernini avrebbe fatto per il cardinale Borghese, la fuga di Enea da Troia, con il padre Anchise e il figlioletto Ascanio. Gli studiosi hanno anche dei dubbi. Si pensa infatti che quest'opera sia stata fatta in collaborazione tra il padre Pietro Bernini e il figlio Gian Lorenzo. È una specie di allegoria delle tre età dell'uomo: l'infanzia, la maturità, la vecchiaia. Una nobile e complicata composizione che in qualche modo poteva e doveva dimostrare la capacità del grande scultore, la sua capacità di comporre, di strutturare. Borghese si può interpretare anche come una specie di grande enciclopedia del sapere tra 600 e 700 e quindi non poteva mancare una sala egizia, sulla base del principio, tipico di quei tempi, che alle origini stesse della cultura dell'umanità c'è l'Egitto, misterioso e arcano. Sulla volta, un grande pittore della fine del Settecento, Tommaso Maria Conca, ha rappresentato i pianeti secondo un'iconografia che in parte è greca e in parte è appunto egizia, a significare che il mondo egizio e quello greco sono in continuità.
E poi geroglifici dappertutto, con una precisazione però, che siamo nel 1780 e non erano stati ancora decifrati, quindi non significano niente. E al centro della sala una bella statua antica, il satiro sul delfino del primo secolo d.C. La testa però non è pertinente alla statua e fu rielaborata nel 500. In questa sala c'era uno dei gruppi scultorei più famosi della collezione borghese, Sileno e Bacco, e infatti gli affreschi e le pitture che sono nella volta sono ispirate a questo argomento. Poi dopo questo gruppo è finito al Louvre e allora è stato sostituito con una statua affine, il Satiro danzante, un'opera romana che venne restaurata nel 700 dal grande scultore e restauratore Thorvaldsen. Ma la sala è nota, è importante, perché è la sala dei quadri del Caravaggio. Il cardinale Borghese ne aveva 12, oggi ne sono rimasti soltanto 6 e sono tutti in questa sala. Comunque coprono tutta la storia del Caravaggio. Il ragazzo col canestro di frutta è celebre opera giovanile del maestro. Sulla stessa parete il San Gerolamo e al centro San Giovanni. Tutte le opere del Caravaggio in questa sala sono somme, però le più grandi forse sono la Madonna dei Palafrenieri e il Davide e Golia. È lui, il Caravaggio, è il suo ultimo autoritratto. Rappresenta se stesso nella testa del gigante Golia, decapitato dal giovinetto Davide.
E quella testa grida ancora, come se il pittore volesse dire che non è la morte la vera pena, ma la vita dolorosa che egli visse davvero. E davvero era stato condannato a morte qualche anno prima, quando era a Roma, e si era macchiato di un gravissimo fatto di sangue. Il Papa lo fece condannare al bando capitale, cioè alla morte. Eppure in questo quadro, che appartiene proprio agli ultimi momenti della sua vita, sembra di sentire un grande ammonimento. Il vincitore e il vinto hanno uno strano rapporto tra loro. Il vinto grida disperato e il vincitore lo guarda mesto, doloroso anche lui. Caravaggio era all'apice della sua fama, l'artista adorato da tutta la città, da tutti i grandi committenti, quando la compagnia dei palafrenieri, che è una compagnia papale di quelli che accompagnano il Papa nelle grandi cerimonie, decise di rinnovare il suo altare, perché come tutte le compagnie, le congregazioni, avevano un altare nella Basilica di San Pietro, dove c'era un quadro vecchio del secolo prima. E l'incarico fu dato a Caravaggio. Caravaggio, che ha la fama di uomo violento, di autore di soggetti drammatici, truculenti, è invece spesso il poeta delicato degli affetti familiari, dei sentimenti più teneri dell'esistenza. Qui c'è una grande elucubrazione teologica, perché il quadro significa che la Madonna, insieme col figlioletto Gesù, sconfigge il serpente, che è il peccato originale, mentre Sant'Anna, la madre della Vergine, li osserva immobile. Ma veramente il quadro sembra anche una scena quotidiana di una mamma che guida il figlioletto nei primi passi. E il significato teologico c'era, è molto importante, che cioè la salvezza dell'umanità dipende dalla Vergine Maria. La madre ed il figlio vincono il serpente del peccato originale e lo vincono insieme, lo schiacciano insieme. Il quadro era bellissimo, solenne, maestoso, una specie di cattedrale figurativa. E il cardinale Borghese pensò bene di metterlo nella sua collezione.
uno dei due giardini segreti della Galleria Borghese. Segreti perché anticamente questi giardini erano chiusi da mura piuttosto alte, tali che dal parco non si poteva vedere che cosa avvenisse qui dentro. Non avveniva niente di straordinario, ma erano luoghi riservati, quindi segreti. Si usciva dalla galleria insieme con gli amici per parlare, per discutere, per andare verso luoghi ancora più riservati, come da questa parte, in fondo a questo giardino c'è la cosiddetta uccelliera, che è una bellissima costruzione, come fosse una casina che chiude il giardino. L'uccelliera fu fatta sul progetto di un altro grande architetto del tempo, Gerolamo Rainaldi. Una costruzione elegantissima, raffinata, e che dà molto bene l'idea del tipo di vita che si faceva nell'ambito della villa. Perché la villa non era soltanto un museo, era anche una piccola azienda agricola. C'era appunto l'uccelliera e c'era perfino la coltura del baco da seta, la grotta del vino. Era cioè un microcosmo dove si conversava, si studiava, si apprendeva un po' di tutto quello che nobilita la vita umana. E il carattere della segretezza si contemperava poi con quello invece della pubblica fruizione di questi beni. Il cardinale ci teneva molto e il giardino pubblico e quello segreto erano in qualche modo connessi, lo sono tuttora, lo vediamo bene guardando dal piano nobile. Ecco l'ingresso nella pinacoteca, la sala della loggia, un tempo aperta verso il giardino. Al centro una statua bellissima di marmo nero, il Sonno, dell'Algardi, il grande scultore bolognese che fu rivale di Gian Lorenzo Bernini ed ebbe certo meno fama di lui. Ma in questo lavoro bellissimo, oscuro come il buio della notte, se ne vede tutta la qualità. Ma a pochi passi di distanza, eccolo Gian Lorenzo Bernini, nella sua prima opera, fatta giovanissimo. Un soggetto raro, la storia di Giove fanciullo e della capra Amaltea che lo nutrì quando il fanciulletto fu portato su un'isola per sfuggire al padre Cronos che lo avrebbe divorato altrimenti. Ed eccolo Gian Lorenzo Bernini. In questa sala ci sono anche dei quadri suoi, autoritratti. Fu pittore, infatti, oltre che scultore. E pittore molto raffinato e sensibile, specialista proprio del ritratto. Ma ritratti scolpiti soprattutto. Ed ecco il padrone di casa, Scipione Borghese. Quando gli fece questo busto, uscì fuori un difetto del marmo. E così lo rifece subito dopo. E i due busti oggi sono affiancati nel grande salone, a memoria del supremo virtuosismo del maestro. Sulla volta c'è il grande affresco di Giovanni Lanfranco, Il Concilio degli Dei, un'opera che subì un notevole restauro nel Settecento, ma che è ancora fresca e splendida, un bellissimo esempio di pittura mitologica, con l'incoronazione di Giove. Uscendo da una saletta come questa e guardandosi intorno,
ci si rende conto di che cosa sia il patrimonio della Galleria Borghese. Quadri ovunque, cinquecenteschi, seicenteschi, settecenteschi. Un tessuto densissimo e fittissimo, gremito di capolavori e di opere anche minori, ma sempre molto significative. Conoscerle tutte, difficile. Queste sale del piano nobile hanno per lo più una superba e splendida decorazione. Qui, per esempio, i grandi riquadri, il marmo giallo, che rappresentano gli dei dell'Olimpo, Apollo, Marte, Venere, Giove, di Vincenzo Pacetti, il gran maestro della fine del Settecento, danno subito una immagine di opulenza, di maestà, di ricreazione dell'antico, in cui le grandi tele si calano a perfezione. Al centro della sala c'è un'opera particolarissima. Una fanciullina con un cane e un ragazzino, in marmo bianco e nero. Questo è un tipico lavoro dell'ambiente romano della fine del Cinquecento, che sognava l'antico e lo rifaceva in queste forme arcane. La fuga di Enea da Troia, di Federico Barocci, firmata e datata, potrebbe essere definito l'ultimo quadro del Cinquecento. La data è 1598 per la verità, però è l'opera di un grande maestro che veramente chiude un secolo intero. Barocci è il maestro delle luci trascoloranti, e qui, in effetti, il soggetto si presta. Un incendio, e così le luci che vanno sui personaggi che fuggono e le plasmano come se fossero ceree, quasi evanescenti e nello stesso tempo molto ben definite. Un quadro superbo, che veramente sembra la sintesi del Rinascimento. Sono fatti per essere guardati. Capita qualche volta che ci guardano. Non è ben chiaro il perché. Io mi chiedo perché questa tenera fanciulla, questa Lolita del Seicento, guarda così fissamente, così attentamente. E non guarda il quadro dentro cui sta, malgrado sarebbe incitata dalla compagna che vorrebbe che si girasse. Invece, questo sguardo di questa specie di Buddha fanciullina guarda molto acutamente verso di noi. Io credo che quando il cardinale Borghese è andato nello studio di Domenichino a vedere il quadro in lavorazione, gli è piaciuto. Però gli è proprio piaciuto tanto quando il maestro ha cominciato a lavorare nella zona inferiore e a tirare fuori dall'acqua questa ragazzina. Gli antichi hanno intitolato questo quadro La caccia di Diana, però non è una caccia, è una gara di tiro a un uccellino legato a un ramo. C'è Diana con le sue ninfe e fanno appunto la gara. A chi prenderà l'uccello? Sono in cinque a tirare,
e Domenichino fa vedere le varie fasi della gara. Una soltanto, naturalmente, lo ha preso. Una ha preso solo la cordicella che lo teneva legato e un'altra, invece, gli infila la freccia nell'occhio. E questo qui è un simbolo. L'occhio, appunto, l'acutezza visiva, colpire nell'occhio, è una cosa che diciamo anche noi, per significare la capacità e l'attitudine a guardare e a capire un quadro. Capire la pittura vuol dire capire anche qualcosa al di là della pittura. E così il regno di Diana, questo regno fantastico, dove le ninfe giocano, vanno a caccia, fanno gare di corsa, è il regno della pura fantasia, il regno dello sguardo. E chi è in grado di guardare e di capire, è in grado di capire la pittura. Questa è la stanza della grande pittura veneta del Cinquecento, ma in realtà è la stanza di Tiziano, l'artista sommo. Una di fronte all'altra ci sono due opere che sono veramente due capolavori. Una è celeberrima, L'amor sacro e profano, e l'altra è Venere che ben d'amore. Ed è interessante che sono ciascuna il capolavoro di un periodo della sua vita. L'amor sacro e profano della giovinezza e Venere che ben d'amore della vecchiaia. Però l'argomento è molto simile. L'amor sacro e profano è un'opera celeberrima, sono stati scritti libri su questo quadro, eppure se ne sa pochissimo. Gli storici antichi non lo citano, non si sa bene per chi lo ha fatto, quando, non è firmato, eppure è un'opera celeberrima. È un quadro nuziale, rappresenta in sostanza una donna in attesa del matrimonio. C'è uno stemma sul sarcofago ed è stato interpretato. Appartiene a un veneziano, Niccolò Aurelio, che nel 1514 sposò una fanciulla, Laura Bagarotto si chiamava. Si è pensato che il quadro sia stato fatto in quell'occasione. Eccola la fanciulla in attesa delle nozze, vestita per l'appunto con l'abito della sposa. Siede su un sarcofago antico, pieno d'acqua. Sulla fronte del sarcofago c'è una scultura, una scena, che non è stata chiaramente interpretata, una scena tutt'altro che amorosa, una scena di violenze, uno dei piccoli misteri di questo quadro. Dall'altro lato del sarcofago siede Venere, che guarda la sposa, logicamente, incitandola all'amore, la base stessa del matrimonio. E sullo sfondo la laguna veneta, luogo della calma, placido per antonomasia. Un quadro della felicità, si potrebbe dire. Ed effettivamente,
bellissima è la tessitura cromatica di questo quadro, la sua nitidezza, la sua luce primaverile. E questo era Tiziano giovane, ma Tiziano vecchio non cambia. Venere che ben d'amore è un altro inno all'amore, sulla base di un concetto molto semplice e molto tradizionale, e che l'amore è cieco. Un'opera della vecchiaia, eppure un'opera vibrante, forte, fatta però con un metodo quasi opposto a quello della giovinezza. Tanto è nitido, perfetto nella sua prima fase, tanto è veloce, sensibilissimo, quasi impastato di colore nell'ultima fase, più libero, se vogliamo. La grande libertà che si acquisisce con l'esperienza. Sarebbe piaciuto a un impressionista dell'Ottocento un quadro del genere, piuttosto che a un accademico. Il grande rivale di Tiziano, Lorenzo Lotto, ha qui in galleria un vero capolavoro, firmato e datato, all'anno 1508. La Madonna col Bambino, San Flaviano e Sant'Onofrio. Tutt'altro che edonistico, ma tipico dello stile di questo maestro. Un crudo e forte ritrattista che aveva imparato qualche cosa dal grande maestro tedesco Dürer. Non è dolce, non è solenne come Tiziano, ma aspro, vigoroso. Questo quadro è il provento del più celebre furto nella storia dell'arte italiana. Sta qui alla Galleria Borghese perché il cardinale Scipione lo fece effettivamente rubare dalla chiesa dove si trovava. Si trovava nella chiesa di San Francesco a Perugia ed era stato fatto per questa chiesa su commissione di una figura molto celebre, una nobildonna perugina, Atalanta Baglioni, che aveva ordinato a Raffaello, giovane, di fare una pala d'altare per la sua cappella nella chiesa di San Francesco in memoria del figlio morto a seguito di disordini, diremmo oggi. E la madre volle celebrarlo osando paragonarlo a Cristo stesso, cioè ordinando a Raffaello un quadro che rappresentasse il trasporto di Cristo nella tomba per evocare la figura del figlio. E la figura del figlio è in qualche modo latente nel quadro perché, se si guarda bene,
Nel dipinto ci sono le figure canoniche di questa rappresentazione, cioè c'è Cristo stesso, poi c'è la Maddalena, San Giovanni, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, che sono i personaggi che accompagnano Cristo al sepolcro. Poi però c'è un giovane che è staccato da loro e che regge le gambe del Cristo e che è l'unico caratterizzato da un particolare curioso. Mentre tutti sono immersi in un'atmosfera assolutamente fissa, immobile, questo ragazzo ha i capelli mossi dal vento e anche la veste, come se il vento stesse solo su di lui. Un furto, dicevamo, perché il cardinale Borghese lo voleva a tutti i costi, ma i frati di San Francesco non intendevano certo darglielo. Cosicché, una notte, il cardinale mandò i suoi uomini che sfondarono la porta della chiesa di San Francesco e si presero il quadro e se lo portarono a Roma. Il quadro è firmato e datato 1507. Dopo questa grande elegia, questa grande meditazione sulla vita e sulla morte, Raffaello venne a Roma e divenne il pittore del Papa, il principe dei pittori. Ma già in quest'opera c'è questo aspetto, un aspetto di regalità. È tipico di Raffaello. Nel punto di equilibrio tra la perfezione del disegno, del colore e l'intimità dei sentimenti. Il quadro è come fosse una meditazione, un invito a riflettere, a pensare, in una atmosfera di apparente immobilità, di quiete sovrana. È attribuita a Raffaello la dama con Leocorno. Attribuita perché l'opera non è firmata, ma è ben probabile. Il Leocorno è un animale che non esiste. Era considerato un simbolo, il simbolo della purezza virginale. Dunque, il quadro rappresenta una fanciulla fidanzata. Può ben essere di Raffaello, perché ha quell'aria un po' svagata, distratta, che spesso caratterizza i ritratti del grande maestro.